artistiche innanzitutto, cioè le pitture rupestri realizzate dal Sapiens, pensiamo agli straordinari esempi di Chauvet o Lascaux o Altamira. Pensiamo alle sepolture riccamente ornate trovate all'interno delle grotte. E pensiamo anche, per quanto riguarda il Salento, ad esempio degli oggetti d'arte mobiliare che sono le pietre incise, che ritroviamo in grandissime quantità in grotte come Grotte del Cavallo, Grotta delle Veneri, Grotta Marisa. Alcuni studiosi come Schizza hanno ritenuto queste pietre incise con motivi geometrici come il segno dell'uso di queste cavità come spazi non solo appunto sacri ma anche sociali, cioè luoghi di aggregazione sociale, luoghi di incontro tra vari gruppi. Ce lo fanno pensare ad esempio le pietre incise delle Veneri, frantumate dopo l'incisione e probabilmente destinate a essere scambiate tra gruppi diversi. Qui ho voluto mettere alcuni oggetti che vengono ritrovati nelle grotte a partire dal Neolitico, perché appunto io mi sono soffermata praticati nelle grotte tra il sesto e il secondo millennio nel sud-est peninsulare. Si tratta di beni alimentari, possono essere grani combusti, parti animali, oppure statuine o vasi, oggetti d'ornamento, attrezzi della quotidianità, materiali esogeni, cioè provenienti da molto lontano. Questi oggetti venivano deposti accanto a delle installazioni di carattere cultuale, cioè recinti in pietra, altari, oppure anche di focolari o all'interno di buche. Ovviamente c'è tutta una serie di ipotesi su quali fossero le divinità venerate all'interno delle grotte. Probabilmente le buche fanno pensare a un desiderio di entrare in diretto contatto con la madre terra, e anche il fatto di trovare all'interno delle grotte delle sepolture fa pensare appunto che l'idea fosse quella di ritornare, di ritorno alla terra, perché dalla terra si viene. Quindi era una sorta di modo per affidare i defunti alla Dea Madre. Altri culti che potevano essere svolti all'interno delle grotte, siamo sempre nel terreno delle ipotesi, sono culti delle acque. Abbiamo una grotta vicino a noi, la Grotta Zinzulusa, che ha dimostrato appunto questo, sembra testimoniare questo tipo di culto, perché c'è un laghetto entrando intorno al quale sono stati trovati deposti decine di vasi. Ma una grotta considerata come veramente una delle più esemplificative di questo tipo di culto è la Grotta Scaloria, che si trova vicino a Manfredonia, dove sono stati trovati proprio decine e decine di vasi in prossimità di vaschette intagliate nel piano roccioso, in prossimità di stalattiti e stalagmiti spezzate in antico. Perché? Perché la terra, l'acqua, si tratta di comunità di agricoltori allevatori che dalla terra e dall'acqua dipendevano per la loro sopravvivenza. Tra gli altri culti ipotizzati all'interno delle grotte c'è ad esempio il culto degli antenati, oppure pensiamo anche a delle grotte utilizzate forse per riti di iniziazione o di passaggio all'età adulta. Allora, io mi sono occupata in particolare della ceramica, ho sempre avuto una passione per questa categoria di materiali, sin dalla tesi di laurea ho studiato la ceramica di un villaggio nei pressi di Brindisi e poi anche con lo studio della necropoli di Saracicora, e ho continuato su questa via perché secondo me la ceramica ha un potenziale informativo straordinario. Oltre a dare informazioni dal punto di vista cronologico, è un importante indicatore cronologico, ci dà informazioni anche sul tipo di produzione, cioè sul grado di specializzazione artigianale ad esempio, ci dà informazioni sulla sfera di contatti, e questo è un argomento molto affascinante perché gli archeologi danno agli stili il nome del luogo, del sito in cui per la prima volta quel tipo ceramico è stato trovato. Ad esempio quel vasetto lì è realizzato nello stile Serra d'Alto. Poi si capisce, ad esempio studiando i vari contesti, la diffusione
l'ampiezza di diffusione di un particolare stile. Lo stile Serradatto fino a pochi anni fa si riteneva limitato all'Italia meridionale, mentre poi si è scoperto che vasetti di quel tipo, realizzati circa 7.000 anni fa, erano presenti anche nelle necropoli emiliane. Ora c'è un grosso dibattito. Si sono spostati gli oggetti o si è diffuso anche quello che è circolato, un modello vascolare, l'uno e l'altro, dipende dalle situazioni. Ad esempio, nelle necropoli emiliane si è scoperto che l'argilla era un'argilla locale, quindi lo stesso tipo ceramico lo si è ritrovato all'interno delle tombe di alcune donne di età adulta, proprio come avviene a Serra Cipora. Abbiamo un'identità di materiale e un identico rituale, per cui si è ipotizzato lo spostamento proprio di gruppi di persone che avevano un bagaglio con loro. Il Salento è un territorio che è fortunatissimo, cioè ricco di siti preistorici, ha al suo interno due dei più grandi complessi sotterranei europei, noti a livello europeo, la Grotta dei Cervi e la Grotta delle Veneri. Ho avuto la fortuna e io penso di aver avuto l'onore di studiare la Grotta dei Cervi, che è forse il sogno di ogni palettonologo. Perché? Lo vedremo subito. Penso che voi conosciate un po' l'importanza della Grotta dei Cervi, ma cerchiamo di ripercorrerla insieme. Della Grotta dei Cervi, scoperta il 1 febbraio 1970 dal gruppo speleologico Pasquale De Laurentiis di Maglie, si conosceva fino a poco tempo fa il solo apparato iconografico, egregiamente studiato, pubblicato dal professor Paolo Graziosi. Sui suoi corridoi si rincorrono decine e decine di motivi. Sono scene di caccia al cervo e sono motivi di carattere simbolico, di difficile decifrazione. Potete vedere ad esempio delle spirali lì in basso, oppure questi motivi che potrebbero sembrare dei motivi floreali, ma in realtà forse rappresentano un gruppo di persone, perché quello che sembra essere rappresentato sulle pareti della Grotta dei Cervi sono scene di socialità, scene di collettività. Si tratta di pitture realizzate tra il VI e il V millennio, e questo lo possiamo dire grazie alla somiglianza dei motivi realizzati sulle pareti, che si ritrovano identici sulla ceramica datata appunto a questo periodo. Questa è una delle foto scattate durante viaggi fatti con Giorgio Aprile, durante gli scavi del sito di Porto Russo, che si trova a 400 metri di distanza da Grotta dei Cervi. È un sito protostorico, e durante il viaggio di ritorno, era una sosta quasi obbligata, quella di soffermarci a guardare questo straordinario paesaggio e a scattare foto. Quindi questa foto è un merito suo. Qui vediamo un po' meglio dove si trova la grotta, dove si trova la Grotta dei Cervi. Si trova sul lato sinistro dell'insenatura detta di Badisco, che altro non è che appunto il tratto terminale di un'incisione torrentizia. E potete vedere sulla sinistra, in realtà più che una grotta, un sistema carsico complesso, quello appunto della Grotta dei Cervi. C'è una differenza tra queste due planimetrie. Potete vedere che in questa punto in bianco ci sono tre corridoi, perché appunto fino a poco tempo fa si pensava che la Grotta dei Cervi si sviluppasse attraverso i cinque ingressi attuali e cunicoli in tre corridoi principali, mentre poi la Federazione Speleologica Pugliese nel 2015, grazie al progetto COIN, un progetto della Regione Puglia, ha rilevato questo altro corridoio che sembra tendere verso il cunicolo dei Diavoli. Si tratta di un'altra grotta che si apre sulla sinistra dell'insenatura di Badisco e che ha restituito
durante gli scavi condotti da Paolo Emilio Stasi nel 1906 delle ossa umane. Una mandibola umana è stata datata grazie al CEDAD alla metà del quarto millennio a.C., quindi era giusta l'ipotesi di Paolo Emilio Stasi, che riteneva questa grotta una grotta usata a scopo sepolcrale nell'età dei metalli. Sappiamo che fu frequentata nella piena età del rame, come avviene nel resto del Salento. Sono molte le grotte utilizzate a scopo funerario per seppellimenti collettivi proprio tra quarto e terzo millennio. Qui appunto è la planimetria aggiornata e attraverso queste sezioni noi vediamo lo sviluppo sotterraneo della grotta, cioè queste cavità, questi cunicoli, questi corridoi che si sviluppano fino a circa 28-29 metri di profondità. Allora, entriamo un po' ora nello studio che abbiamo effettuato. Nel momento in cui abbiamo iniziato appunto questo studio sulla grotta, abbiamo deciso di fare uno studio sistematico, proprio perché non si sapeva nulla della cultura materiale trovata all'interno della grotta. Siamo partiti dal materiale dei primi anni di scavo. Lo scavo condotto da Felice Ginolo Porto, allora soprintendente alle antichità, tra il 70 e il 71. Per cui nel momento in cui sono arrivati i materiali nel laboratorio di paleontologia, erano conservati nei depositi di Taranto, si trattava di circa 200 casse di materiale, l'entusiasmo veramente ci ha travolto, perché appunto avevamo modo di poter studiare e toccare un materiale proveniente da un sito veramente unico in Europa. Però il nostro entusiasmo è durato poco, perché ci siamo imbattuti in un grosso problema, che era l'assenza della documentazione. Che cosa vuol dire? Non c'erano a disposizione i diari di scavo realizzati dall'Oporto nel 70-71. L'unica documentazione che avevamo erano una planimetria realizzata prima degli scavi, che è questa qui, e una invece realizzata anni dopo. Alcuni riferimenti sulle zone scavate erano nei cartellini in legno che accompagnavano queste casse, che potete vedere qui, erano scritti a mano, ma su questi cartellini noi abbiamo trovato delle indicazioni che non corrispondevano con quelle presenti in Graziosi, cioè l'Oporto parlava di inghiottitoi, mentre Graziosi parlava di cavità, nominandole dalla A alla E, così come le chiamiamo attualmente. Che cosa abbiamo fatto? Siamo riusciti a risolvere il problema catalogando pezzo pezzo e indicando in questo database non soltanto la descrizione del singolo reperto, ma anche la provenienza. E nella provenienza abbiamo riportato tutto quello che c'era scritto nei cartellini. Nei cartellini c'era scritto il giorno di scavo, il mese, l'anno, c'era scritta la profondità di rinvenimento e c'era questa indicazione inghiottitoio, tra primo e secondo, terzo inghiottitoio. Praticamente interrogando questo database, stiamo mettendo in ordine giorni, quote e andando a fare un sopralluogo, ecco, vedete qui, abbiamo visto come rocciose, per cui abbiamo avuto la conferma che stavamo andando nella direzione giusta. Che cosa siamo riusciti a fare, insomma, tutto questo lavoro che è durato mesi? Siamo riusciti a ricostruire le zone scavate dall'Oporto tra 70 e 71. Abbiamo ricostruito un diario di scavo a posteriori. Abbiamo capito che l'Oporto iniziò subito gli scavi nel mese di febbraio, li terminò nel giugno del 70 e li riprese per due mesi l'anno successivo. I suoi scavi riguardavano le cavità A, la cavità D ed E. Ora lo vedremo tra poco in una pianta. Abbiamo capito che poi giornalmente l'Oporto faceva asportare agli operai circa livelli di circa 20 centimetri, una cosa enorme. Se noi scavassimo ora in Grotta di Cervo, comunque in qualsiasi sito preistorico, non asporteremo mai 20 centimetri al giorno. Ci vorrebbero mesi per asportare 20 centimetri, proprio per non perdere tutte le informazioni che a un livello di terreno contiene, mentre appunto l'Oporto fece scavare gli operai asportando 20 centimetri, parliamo di 50 anni fa, quindi la metodologia non era ancora così
assassinato. Allora, siamo riusciti a ricostruire i depositi stratigrafici e abbiamo ricostruito anche non la storia della frequentazione della grotta dei cervi, ma la storia della frequentazione di 3 delle 5 cavità nei pressi degli ingressi di Grotta dei Cervi, perché i 35.000 reperti ceramici provenienti da Grotta dei Cervi provengono dalle cavità di ingresso. Immaginate che cosa c'è nel resto della grotta. Abbiamo capito che molte cavità sono state ostruite in passato e sono state abbandonate, e poi siamo riusciti a capire anche la funzione di molte aree. Questa è una foto degli scavi del 1970 e questo è l'ingresso A. Qui vedete un confronto tra le due planimetrie realizzate da Orofino prima e dopo gli scavi, e si può vedere bene come appunto appariva la cavità A all'inizio e poi invece come appare oggi sostanzialmente. Cioè l'Oporto praticamente svuotò questo pozzo carsico, poi si scavò questo cunicolo sud-est e quest'altro cunicolo nord, che gli permise di collegarsi al cunicolo frequentato per la prima volta dagli scopritori, che era questo qui, è stato questo qui. Qui è proprio veramente una cosa semplificativa per far capire un po' la ricostruzione dei depositi. Ovviamente abbiamo quantificato i reperti, abbiamo visto un po' la percentuale di attestazione delle varie classi ceramiche, e abbiamo riscontrato che in alcuni livelli purtroppo erano rimossi, cioè il materiale era mescolato, per cui abbiamo quantificato il materiale e basta, mentre per altri livelli erano abbastanza buoni, cioè c'era materiale in posto. Questa è una foto degli ingressi attuali, vedete, sono coperti con delle strutture. Allora, questo è l'ingresso B, mentre gli altri sono coperti da strutture a secco. Questa è una foto dell'ingresso attuale al momento degli scavi, nel 1970, e questo è praticamente l'ingresso E. Vedete perché lo chiamava, poi abbiamo capito perché l'Oporto utilizzasse questo termine inghiottitoio, perché così gli appariva sostanzialmente prima di realizzare lo scavo, cioè prima di scavare il deposito presso l'ingresso attuale, asportare 20 cm di terreno lungo questo cunicolo e poi svuotare dall'alto, vedremo tra poco le foto, questa intera cavità fino a una 9 metri di profondità per consentire l'accesso al secondo corridoio delle pitture. Queste sono delle foto appunto dell'esterno e dell'interno della cavità D e del cunicolo di collegamento a E. Qui invece si vede bene come lo scavo avvenisse dall'alto. E qui abbiamo sempre questo schema per far capire come ad esempio l'ingresso E, vi dicevo prima della differenza di fase di frequentazione delle varie cavità, ad esempio l'ingresso E rispetto al D fu utilizzato, costruito intorno al quarto millennio. Lo capiamo perché il materiale della parte superiore dei livelli alti, appunto dell'età del rame, mentre man mano che scendiamo giù in profondità il materiale diventa sostanzialmente neolitico. Questi sono invece alcuni oggetti trovati, recuperati nei corridoi delle pitture, dove ci sembra di capire che non sono stati effettuati scavi ma solo raccolti di superficie, e tra le raccolte compare solo materiale neolitico e dell'età del rame. Ora non sappiamo se c'è stata una selezione, cioè se il materiale del bronzo non è stato appunto raccolto, oppure se effettivamente ci fermiamo appunto all'età del rame come frequentazione dei corridoi. E qui è veramente una cosa schematica per far vedere le diverse fasi di frequentazione delle cavità A, utilizzate a partire dal neolitico in maniera continuativa fino alla fine dell'età del bronzo, mentre D viene utilizzato tra neolitico e bronzo e sostanzialmente tra neolitico e l'età del rame. Poi viene ostruita, viene abbandonata, non è stata utilizzata. Cioè non si utilizzava quell'ingresso per scendere nei corridoi delle pitture. Qui è proprio una sintesi sulla storia della frequentazione umana di Grotta dei Cervi, una frequentazione che parte già dal paleolitico superiore. Purtroppo non vi potrò parlare di questa frequentazione
frequentazione più antica perché il materiale in studio da parte dell'Università di Firenze, però vi ho voluto mettere dei manufatti artistici, cioè sono delle pietre dipinte e incise che, appunto, ricollegandoci al discorso iniziale, ci fanno capire come la Grotta dei Cervi forse avesse una funzione sacra già nel Paleolitico superiore. E qui è veramente una sintesi degli stili ceramici e dell'uso continuativo che parte dalla ceramica impressa del Neolitico antico, attraverso tutte le fasi del Neolitico fino al Neolitico finale e poi l'età del rame e il bronzo. E qui è veramente una carrellata, non vi voglio tediare con i diversi stili ceramici, voglio soltanto mostrarvi la straordinarietà di questi reperti. Questi reperti, ad esempio, sono i più antichi del Neolitico, sono grandi contenitori per derrate che hanno delle rappresentazioni antropomorfe, delle rappresentazioni umane lungo i bordi. Le braccia, queste sembrano proprio rappresentazioni di braccia nell'atteggiamento dell'orante, e questo è tipico di alcuni contenitori del Neolitico antico. Cioè, non sappiamo appunto se rappresentassero degli uomini in preghiera, degli oranti appunto, oppure dei personaggi coinvolti in scene di danza, oppure se essere rappresentati fossero una sorta di guardiani del contenuto dei recipienti, perché questi grossi contenitori dovevano forse contenere cereali. Qui continua appunto la presenza di ceramica del sesto millennio, con gli stili passo di corvo e scaloria bassa, sono degli stili dipinti in rosso, che hanno dei confronti con appunto Grotta Scaloria. Finora questo tipo di stile era poco documentato nel Salento, mentre è presente in grande quantità nella grotta. Scalorata con questa ceramica dipinta in rosso, marginata di bruno, e anche qui potete vedere sempre come si ripete la rappresentazione antropomorfa, cioè questo è un volto umano, semplicemente questa è una presa, e ne hanno dipinto questo motivo così triangolare per indicare il volto, e per cui questa protuberanza sembra rappresentare il naso, mentre il foro, questo foro così, rappresenta gli occhi. Questo invece è anche un antropomorfo molto schematico che ha dei confronti su altri recipienti, anche qui abbiamo un'altra rappresentazione antropomorfa. Questo è lo stile sedadalto con motivi a corna d'ariete, motivi dipinti in bruno. Stile Diana, quindi fine del Neolitico, e il momento di passaggio tra Neolitico e età del rame con la face smacchia mare zinzulusa. Qui siamo stati fortunati perché questo stile ceramico finora non era stato un frammento di carbonio dalla sezione e l'abbiamo consegnato al CEDAD, abbiamo ottenuto una datazione assoluta, non solo del vaso in sé, cioè questo marciolo tipico di questo stile che ha confronti fino all'Italia centrale, ma di un intero stile ceramico che è appunto datato alla fine del quinto millennio. Abbiamo questa frequentazione per tutta l'età del rame e questa novità dell'uso di alcune zone della grotta durante l'età del bronzo medio, recente e finale. La parte che ho trovato più interessante è stata certamente questa. Come vi dicevo prima, la ceramica dà informazioni anche sulla ampiezza dei contatti, sull'ampiezza degli scambi. E sulla ceramica abbiamo trovato delle materie prime esogene, materie prime provenienti da lontano. Il cinabro, su questa tazza datata circa 6500 anni fa, il cinabro è un pigmento rosso fuoco che viene utilizzato nel Neolitico insieme all'ocra, veniva steso sia sul corpo dei defunti, ma anche sugli oggetti che accompagnavano i defunti, forse per evidenziare la funzione sacra di questi reperti. Il cinabro non si trova nel Salento, non è disponibile nel Salento. Esistono miniere di cinabro soltanto in Toscana, la miniera di Spaccasasso, ad esempio, da poco si sa che è stata utilizzata, è stata sfruttata proprio a partire dalla fine del Neolitico. E altre miniere di cinabro si trovano nelle regioni dell'Adriatico orientale, per cui il cinabro che abbiamo trovato nel Salento in pochi altri siti, per la prima volta l'abbiamo trovato su
vascolare, così come accade sui vasi dalmati, ad esempio. Per quanto riguarda le miniere di cinabro dell'Adriatico orientale, sappiamo che certamente era attiva nel Neolitico la miniera di Supia Stena in Serbia, non sappiamo invece se fossero attive quelle presenti in Croazia o nel Montenegro, ma questo ci fa capire che comunque se troviamo cinabro nel Salento 6500 anni fa, capiamo che chi abitava appunto il Salento avesse un'ampia rete di contatti, avesse attivato un'ampia rete di contatti. E una conferma che questi contatti avvenissero anche via mare ci viene dal bitume. Sempre su un vaso di 6500 anni fa abbiamo trovato questo bitume usato come collante per il restauro di un vaso. Il bitume non si trova naturalmente in Puglia, ci sono degli affioramenti in Basilicata, in Abruzzo, in Sicilia, ma il professor De Benedetto dell'Università del Dipartimento di Beni Culturali ha stabilito la provenienza di questo bitume sulla base del confronto con alcuni campioni disponibili e ha stabilito che il bitume trovato sulle falde di Grotta dei Cervi proveniva dalla miniera di Selenizza in Albania, non è proprio di fronte alla costa otrantina. Questa è solo una foto per far vedere quanto è vicina l'Albania, a separare la costa adriatica appunto dalle coste albanesi sono solo 38 miglia di mare. Sempre tra i reperti ceramici ho potuto individuare dei manufatti d'uso cerimoniale che hanno pochi confronti in Italia e che hanno invece ampia diffusione nel mondo balcanico. Uno di questi è rappresentato dai vasi antropomorfi, cioè vasi che hanno la rappresentazione di un volto sul collo, di segni e genitali sul corpo. Ecco, ad esempio qui si vede bene. Sono ovviamente dei vasi che non venivano utilizzati quotidianamente, non sappiamo che cosa contenessero, acqua, latte o altri tipi di liquidi, ma in alcuni casi si è potuto vedere, se non sbaglio in Grecia, alcuni di questi contenevano neonati, feti, quindi furono utilizzati come contenitori funebri, è come se rappresentando appunto delle figure femminili si consegnavano all'interno di questi vasi questi neonati morti nella speranza forse che potessero rinascere. E il volto della mia madre, che è un volto noto perché appunto esposto al MAFTA, al Museo Nazionale, è veramente molto espressivo, vi consiglio di andare a vederlo dal vivo. E secondo me appunto questo volto realizzato sul collo faceva parte di un vaso antropomorfo. Peraltro ce ne sono un paio di altri di vasi antropomorfi all'interno della grotta, cioè abbiamo trovato proprio rappresentazioni di segni su grossi recipienti. Ebbene appunto questi vasi, ce ne sono 5 soltanto di confronti in Puglia, per il resto dobbiamo andare al sud-est europeo e alla Grecia per avere dei confronti. Stessa cosa per le pintadere. Ho voluto sottolineare la ripetitività di alcuni simboli sulle pintadere che sono dei timbri per tatuaggi, sui vasi, sulle pareti della grotta e poi su oggetti provenienti da altri siti. Ad esempio questo viene stato trovato non molto distante da qui, insomma da Vetrano, alla caverna dell'Erba, ma lo stesso simbolo si ritrova su pintadere dei Balcani. Siamo nel quinto millennio avanti Cristo. La stessa cosa per questo motivo labirintico che si ritrova sui vasi e sulle pitture e su pintadere rinvenute ad esempio in Sicilia o in Puglia settentrionale. Questo invece della spirale realizzato su questa pintadera ha come confronto unico in Italia finora una pintadera trovata in Sicilia, mentre se andiamo a guardare i Balcani le pintadere con motivo a spirale sono tantissime. Questo per farvi capire la condivisione di un patrimonio ideologico, cioè il fatto di trovare dei simboli realizzati sulla ceramica, sulle pitture, sulle pareti rocciose, sulle pintadere, nella Grotta dei Cervi, e ritrovare simboli identici.
storici nello stesso periodo in regioni tanto distanti, beh, noi non riusciremo mai a capire cosa potessero significare questi simboli, ma sono simboli identici che fanno capire che appunto ci fosse una condivisione di un patrimonio ideologico, cioè di una religiosità. In alcuni casi possiamo anche ipotizzare che fossero simboli di rigenerazione, ad esempio queste spirali contrapposte, forse rappresentazione di corna di ariete, si ritrovano ad esempio in monumenti funebri sardi dello stesso periodo, probabilmente nelle Domus degli Amas, così si chiamano questi monumenti, i defunti vengono deposti nella speranza di una rinascita. Per cui in alcuni casi possiamo avanzare ipotesi come anche il simbolo della spirale fa pensare proprio al ciclo dell'esistenza, della vita, morte e rinascita. Questo è una probabile statuetta o manico di mestolo del VI millennio che ha confronti in Romania e Slovenia. E qui ho voluto far vedere come gli scambi a partire dal Neolitico col passare del tempo si fanno sempre più ampi. Se nel VI i contatti sembrano esserci con la Puglia settentrionale, poi i contatti, la sfera di rapporti si amplia e riguarda le regioni dell'Adriatico orientale come la Dalmazia, l'Albania, ecco, vedete questi motivi decorativi che hanno pochi confronti qui da noi e che sono invece largamente diffusi nelle regioni dell'Adriatico orientale. Un unicum finora in Puglia e la fascia di Rinaldone, documentata in Italia centrale, è trovata finora soltanto in Grotta dei Cervi. Quindi non sappiamo qui che cosa è avvenuto, se dei gruppi umani si sono spostati, hanno frequentato Grotta dei Cervi, gruppi provenienti dall'Italia centrale hanno portato dei doni da offrire all'interno di questa cavità, o se a circolare fosse l'oggetto, o se qui nel Salento venisse riprodotta una tipologia tipica di altre regioni. E poi anche questi qui, gli unici confronti sono in Sicilia, si tratta di una ceramica decorata a puntini impressi e dipinta in bianco su fondo nero, della fase iniziale dell'età del rame. Gli unici confronti sono in Sicilia e poi nell'Adriatico orientale, in Montenegro e in Grecia. Passo a veramente importante, che parte dal Paleolitico medio, una frequentazione da parte del Neanderthal intorno ai 30.000 anni fa, una frequentazione ininterrotta fino alla fine dell'età del bronzo. Mi sono occupata della ceramica, ma purtroppo la ceramica proveniente da Grotte delle Veneri, escavata da Radmini e Cremonesi tra gli anni 60 e 70, veniva dimostrato rimosso. Quindi ho potuto soltanto fare una quantificazione e capire, base alle percentuali di attestazione dei diversi stili, quale periodo fu frequentato con maggiore intensità ed è risultato essere l'inizio del Neolitico, il Neolitico antico. Qui sono alcuni esempi, questi pezzi sono esposti al Museo Castromediano e qui ho soltanto voluto mettere degli esempi per far vedere la identica realizzazione di motivi su recipienti di Grotta delle Veneri e Grotta dei Cervi. Ad esempio questo motivo a farfalla che si ritrova in molte statuine femminili neolitiche lo troviamo nello stesso periodo in entrambe le grotte, qui realizzato a graffito e qui invece dipinto. Ho anche fatto datare nell'ambito della mia tesi di dottorato un atto di bue che fu deposto all'interno di una buca scavata dai neolitici. La datazione è risultata essere la metà del quinto millennio, quindi noi abbiamo la datazione assoluta di un preciso atto rituale. Questa buca è importante perché purtroppo ha distrutto la sottostante sepoltura paleolitica di un uomo e una donna. Ma sappiamo appunto grazie a questa datazione assoluta quando è avvenuta questa azione, appunto la metà del quinto, al pari di tanti altri esempi della Italia meridionale in cui si dedicano parti di bue o associate a sepolture oppure in contesti rituali. Anche la Grotta delle Veneri ha partecipato a un'ampia sfera
della grotta dei Cervi. Lo documenta la presenza di ossidiana proveniente da Lipari, le pintadere che hanno identici elementi in Grecia, e questa tazza in stile di tipo zetina, che è poco attestata in Italia meridionale e che appunto sembra provenire dalla Dalmazia. Anche Grotta delle Veneri quindi ha partecipato a questo fenomeno della cultualità che ha comportato l'interrana, che ha comportato lo scavo di buche, l'offerta di vasi e di parti animali. In realtà noi abbiamo scavato anche un'altra grotta vicino a Vetrana, ma i saggi di scavo sono purtroppo, abbiamo dovuto abbandonare lo scavo di questa grotta perché la grotta è stata distrutta da scavatori clandestini. Abbiamo potuto solo recuperare alcune ossa umane, quindi stabilire che fu frequentata a scopo funerario, certamente nell'età del bronzo, ce lo dicono alcuni reperti ceramici. Per concludere, questo studio ha permesso di ricostruire la frequentazione di due importanti cavità presenti nel territorio salentino, di capire la frequentazione delle diverse zone, anche la funzione delle diverse zone e la funzione che ebbero le due grotte. Certo, Grotta dei Cervi, già l'apparato iconografico ce l'ha fatto capire, ma proprio lo studio della cultura materiale ha confermato come la Grotta dei Cervi fu certamente tra il VI e il II millennio un santuario per le genti del Mediterraneo. Un ruolo nettamente diverso dovette avere la Grotta delle Veneri, utilizzato molto probabilmente dalle comunità che vivevano nel territorio, perché appunto i materiali trovati all'interno sono materiali che hanno confronti con produzioni locali e non extrapeninsulari come ce le ha ad esempio la Grotta dei Cervi. Vi ringrazio per la pazienza e una buona serata.